Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Domani è il 10 di febbraio, è la giornata del ricordo, il ricordo dedicato agli esuli istriano-dalmati che nel dopoguerra della seconda guerra mondiale hanno dovuto abbandonare le loro terre per tornare nella madrepatria italiana. È ricordo anche delle vittime infoibate nelle cavità carsiche dai titini, sempre nell'epoca della seconda e post seconda guerra mondiale. Quest'anno l'amministrazione comunale non farà eventi sul nostro territorio, ricorderà questo evento con una semplice locandina via web. Questo perché? Perché è nostra intenzione poi prossimamente anche aderire a quanto è stato chiesto in una mozione all'interno del Consiglio Comunale, ovvero quella di dedicare un luogo proprio ai martiri Giuliano Dalmati e al ricordo delle foibe. Questo avverrà quando quel luogo, che in questo momento è già presente sul nostro territorio, diverrà possesso del Comune di Fagnano, ma questo avverrà poi più avanti. Invece domani i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Fagnano saranno presenti alla manifestazione a Varese, alla presenza anche del nostro prefetto. Ricordo che questa settimana, il giorno 15, scade il bando per aderire al Servizio Civile Nazionale. Il bando è aperto ai ragazzi che vanno dai 18 ai 29 anni. Chi volesse lavorare qui in comune e fare un'esperienza di servizio civile proprio per la popolazione, aderisca al bando. Non è pervenuta nessuna mail per, chiamiamola, la rubrica del sindaco risponde o l'amministrazione risponde questa settimana. Qualora si volesse avere delle risposte appunto dall'amministrazione comunale direttamente su questo video, vi invito a scrivere alla mail sindaco@comune.fagnanolona.va.it di modo da avere una risposta diretta proprio su questo video. Passiamo agli eventi del fine settimana e vi dico che domani, che è sabato, alle ore 18 all'interno della sala camino del Comune di Fagnanolona riparte la rassegna Il caffè con l'autore. Ci sarà Marco Marcuzzi con il suo nuovo romanzo dal titolo Macabra vendetta a Brinzio. Sempre domani alle ore 18:30 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza invece ci sarà la presentazione della squadra Juniores 2024 della SD Fagnano Nuova. L'evento istituzionale è quello del Consiglio Comunale che si terrà lunedì alle ore 21 in sala consigliare aperta al pubblico oppure in diretta streaming sul sito istituzionale del Comune di Fagnano Lona. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.